Buon pomeriggio amiche e amici sportivi, benvenuti da Marco Ruta allo stadio Ferruccio di Seregno, dove si disputerà il match valevole per la terza giornata del campionato di Serie A femminile team tra Como e Sampdoria. Recupera il pallone la Samp, la zona è buona, anche lo scambio e poi si perde all'ultimo. Cecilia Re ce l'aveva sul sinistro, incredula anche la Giordano. Ai play out per la salvezza alla fine appunto della regular season. E intanto il gioco di gambe della Beccari che riesce ad andare verso la metà dell'area, arriva anche il palo sulla conclusione di destro. Prendere benissimo la mira. Regazzoli va in mezzo. C'è lo stop, c'è anche il tiro che sfiora il palo. Su questo splendido cross, stop e tiro, disturbato leggermente, manca di poco. La rete, sguardo verso l'orizzonte, è lì che vola il pallone. Carla Arnasse, ottima la spizzata. La Kubasova può farsi pericolosa, prova il tiro da fuori, il palo! Ancora una volta a togliere la gioia del gol al Como, Vlada Kubasova, un missile terra-aria. Kravets, Burini, in mezzo, un po' sbilanco, Di Luzio di prima, Di Luzio di seconda. Questa volta aveva impensierito di più Amanda Tampieri. Rivediamo. La prima conclusione è bloccata. Sedegno. Con un gioco di prestigio se ne va via. Con la punta del piede. Non riesce a metterla dentro. Kelly Gago. Del Como, rivediamo, svirgola leggermente con l'esterno. Ma si avvicina Cioncio, infatti raccoglie il pallone, scambio breve. Adesso arriva il cross, arriva forse la deviazione, il pallone resta lì, Baldi! Un rigore in movimento! E sarà più che una nitida occasione da... Chiama anche la distanza, arriva il fischio. Arriva anche il tiro e il gol di Iorelli. Rincon allo scattare del 94esimo, il vantaggio della Sampdoria. E rimanda i tre punti della squadra di casa e regala una vittoria eccezionale all'ultimo respiro alle blu cerchiate. Iorelli Rincon nella panchina blu cerchiata, la partita è finita, vince la Sampdoria 1-0 e arriva un rosso.